ma non farlo anche fuori, che me lo fa il figlio. Il commento dell'associazione PAN per quanto riguarda questa manifestazione che qui si sta celebrando contro la vivisezione. Sì, ci siamo organizzati stasera perché in concomitanza ci sono delle manifestazioni sia a Roma che a Parigi e soprattutto qui in Italia per noi è una grande sconfitta perché la nostra legge è di gran lunga più avanzata rispetto alla normativa che è stata approvata al Parlamento europeo. Pertanto dobbiamo essere uniti e compatti nel dire il nostro no a questa normativa che riteniamo assolutamente arretrata, assolutamente inadeguata. E altre nazioni magari non hanno una normativa, ma a questo punto bisogna dargliela, bisogna dare quella giusta, non una cosa che tutto proibisce e in realtà tutto permette. Noi con la legge 281 del 91 avevamo ottenuto che i randaggi non andassero più alla vivisezione, non andassero più per gli esperimenti di vivisezione. Purtroppo questa normativa fa ritornare tutto a prima della legge 281, pertanto è assolutamente negativa, addirittura si possono anche catturare gli animali, le specie selvatiche in natura, si possono reiterare gli esperimenti sullo stesso animale, è una legge che noi riteniamo assolutamente, assolutamente aguzzina, che non rispetta gli animali, non rispetta gli esseri umani. Quali sono i cambiamenti dalla legge 289 italiana rispetto a quella della direttiva che ci stiamo apprestando ad approvare, che comunque si vorrebbe portare avanti? Ovviamente si tratta di questo, noi quello che vogliamo chiedere al governo italiano è che non accetti così com'è la direttiva così come è riformata, perché ci riporterebbe indietro di decenni rispetto alle possibilità che hanno fatto andare avanti lo stesso la ricerca italiana e che hanno evitato sofferenze inutili come invece questa revisione permetterebbe, tipo il riutilizzo della stessa cavia, la sperimentazione senza anestesia profonda, il ricorso ad animali che in Italia sono protetti come i cani e i gatti randaggi. Chiediamo questo al nostro governo. Grazie. La Contea, come le altre associazioni animaliste, si sono ritrovate qui in piazza per manifestare contro la vivisezione degli animali. Un vostro commento? Sì, oggi ci troviamo in Piazza Università a Catania per protestare contro quella che è stata la direttiva votata dal Parlamento europeo lo scorso 8 settembre sulla vivisezione. Con questa nuova direttiva si dà il via a sperimentazioni sugli animali davvero crudeli, perché si tratta di poter squartare un animale vivo oppure metterlo in delle vasche e farlo stancare finché questo non muore. Oggi tanti cittadini catanesi, e non perché la stessa manifestazione viene fatta a livello nazionale ed europeo a Parigi, Milano, Roma e Napoli, vogliono dire no a questa nuova direttiva che è stata votata quindi dai parlamentari europei. Diciamo che è un'Europa vergogna questa. Circa 600 cittadini si trovano qui a Catania. Faremo un corteo fino in Piazza Roma per dire no alla vivisezione, raccoglieremo delle firme per arrivare circa 1 milione di firme qua a Catania fino a tutta l'Europa per dire no a quella vivisezione, no a questa nuova direttiva, quindi poterla abrogare. Anche la Contea ha partecipato insieme ad altre sigle delle associazioni animaliste, dalla Lida alla Croce Blu ad a tante altre, proprio perché vogliamo che la direttiva venga rinviata, venga cambiata ancora una volta, perché non è questo il giusto prezzo che gli animali devono pagare. Noi ci chiediamo a questo punto, e se fossero gli animali a fare una vivisezione sugli uomini, cosa andremo a fare noi?